Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi vediamo un tutorial di un effetto, come dico io, semplice ma di grande impatto. Punto di forza di questo effetto, ragazzi, che viene coinvolto al 100% lo spettatore, dall'inizio alla fine. E soprattutto una cosa molto bella di questo effetto è che all'inizio possiamo dare tranquillamente il mazzo di carte per farlo mescolare direttamente dallo spettatore, ok? Quindi la prima cosa che faremo, daremo il mazzo allo spettatore e diremo allo spettatore appunto di mescolarlo. Quindi andrà a mescolare il mazzo in questo modo. E ovviamente se vuole può anche tagliare il mazzo. Perfetto. Adesso procediamo dicendo allo spettatore di selezionare 16 carte dal mazzo di carte. Può selezionarle in qualsiasi punto, quindi può partire dalla cima, dal fondo, dal centro, dove vuole. Quindi andiamo a selezionare 16 carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Perfetto. A questo punto sto mazzetto non ci serve più. Adesso ragazzi diremo allo spettatore se vuole può ancora mescolare il mazzo, quindi andrà a mescolare anche questo mazzetto. Adesso ragazzi, cosa molto importante, dovrà guardare l'ultima carta del mazzetto e ricordarla, ok? In questo caso si tratta di un 3 di fiori. Perfetto. A questo punto ragazzi lo spettatore dovrà fare un passaggio molto semplice. Dovrà prendere la prima carta del mazzo e metterla sotto al mazzetto, ok? Dopodiché quella successiva metterla sul tavolo, ok? Quindi una sotto, una sul tavolo, una sotto, una sul tavolo, una sotto, una sul tavolo, una sotto, una sul tavolo e così via, ok? Davvero molto molto semplice. Quindi, come vi dicevo, è un gioco automatico, ragazzi, non bisogna fare nessun tipo di manipolazione. Arrivati con le ultime due carte, ovviamente, una sotto, una sul tavolo e l'altra ancora sul tavolo. Perfetto. A questo punto, ragazzi, diciamo allo spettatore di prendere la prima carta del mazzo e girarla a faccia in su, in questo modo. Perché? Perché questa sarà la carta magica, cioè la carta che ritroverà la carta selezionata da lui. Ok? A questo punto, ragazzi, diciamo allo spettatore di tagliare ulteriormente il mazzo, quindi andare a cambiare ulteriormente l'ordine del mazzo. Quindi prenderà il mazzo e taglierà il mazzo in questo modo. Può farlo ancora se vuole, quindi va a tagliare ancora il mazzo quante volte vuole. Ok? Perfetto. Adesso diremo allo spettatore di creare due mazzetti, ok? Quindi una carta a sinistra e una a destra, in questo modo. Ok, adesso diremo allo spettatore di tenere il mazzo, ovviamente dove c'è la carta magica, e di scartare l'altro mazzetto. Adesso procederà ancora con i due mazzetti, quindi teniamo questo, scartiamo. Questo. Scartiamo queste due carte, ragazzi. A questo punto la magia, perché la carta girata ha trovato esattamente la carta selezionata da lui. Bello, no? Beh, spero che vi piaccia. Ragazzi, commentate, lasciate un like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo tutorial. Ciao!